allievi di fronte alla Salle e Juvenia per un altro scontro di questo torneo di Montesilvano. Ancora Salle, Spanghero bene, va sulla destra! Il gol che sblocca l'incontro di Cepparulo, non ha avuto esitazione, ha spiazzato il portiere, capitan Cepparulo, ha fatto 1-0. L'altra parte, poi Boeri, può ripartire Boeri, è da solo ante, Boeri! Non sbaglia al centro, supera durante l'uscita, fa 2-0. Boeri, una superiorità rispetto agli altri, fa strada da solo e poi piazza un sinistro precisissimo che bacia la base. Per tu questa volta non sbaglia, De Angelis ha recuperato un buon pallone sul contrasto di Cascio, l'ha messo alle spalle di Durante, 4-0 la Salle. Su un avversario poi rientra Mussuleni e questa volta la Juveni accorcia le distanze, Podestà non sbaglia, mette alle spalle di Capanna per la prima volta. Arriva Fulvio dall'altra parte, Podestà spara su Capanna che si rifugia in angolo. Prova a sparare, lo stop di Podestà a valanga Capanna, poi Fulvio sotto la traversa, un gran gol di Fulvio dalla distanza, riduce ulteriormente le distanze, dimezza lo svantaggio, 4-2. Stesso Mussumeli, la palla filtra, inganna Capanna, 4-3, si riapre tutto a 10 dalla fine. Anzi, 3 addosso. Poi serve dentro Mussumeli che vince un contrasto, va sulla destra Mussumeli, rimonta completata, la doppietta del numero 3 significa il 4-4 per la Juvenia. Va Boeri col destro, la mette all'angolino, aveva coperto tutta la porta la difesa della Juvenia, tranne quella Spiffer in cui si è insaccata. Boeri riesce ad entrare in area durante il miracolo. Destro va addirittura in porta Durante sul triplice fischio il direttore di gara, vince la Salle 5-4 dopo una clamorosa rimonta della Juvenia che si era riportata sul pari da 4 gol di svantaggio.